E dunque tante le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà, sappiamo che il governo aveva messo a disposizione il reddito di cittadinanza, però non tutti poi coloro che ne hanno diritto ne usufruiscono e a volte accade anche che chi non ne ha assolutamente diritto ne usufruisce. A Pescara la Guardia di Finanza ha denunciato un, tra virgolette, furbetto del reddito di cittadinanza. Se ne sta occupando il collega Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, ci racconti cos'è successo e quale impatto sta avendo questa notizia sulle pagine social di Rete8? Un pomeriggio Gigliola, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, un grande impatto visto il numero di commenti a questa notizia che ha scandalizzato non poco, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo, non solo la pandemia, ma adesso anche questa assurda guerra in Ucraina. Un centinaio di commenti, come vedete, a questa notizia, al pluripregiudicato pescarese di circa 30 anni che per 2 anni ha percepito 1.000 euro al mese di reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. E allora i tanti commenti a questa notizia, soprattutto incentrati, Gigliola, sui controlli. Molti si chiedono che tipo di controlli vengono effettuati, soprattutto nella fase preventiva. Si corre il rischio, ecco, di magari negare il reddito di cittadinanza a chi ne ha veramente bisogno, come ci scrive Patrizia Scipione, che ha veramente bisogno, non riesce a prendere nulla perché gli onesti non imbrogliano e rimangono con il nulla. E invece magari controlli più blandi, addirittura qualcuno ipotizza anche qualche complicità, ovviamente non è questo il caso specifico, per concedere a questi veri e propri criminali il reddito di cittadinanza. Controlli che andrebbero effettuati in maniera ancora più capillare, Gillola, dicono in tanti, nella fase preventiva, piuttosto che, insomma, costringere la Guardia di Finanza ad un lavoro immane di controllo a tappeto sui vari percettori del reddito di cittadinanza. Questo, ripetiamo, in un momento storico così delicato e così difficile, dove non vorremmo mai sentire questo tipo di notizie. A te, Gigliola.